Il 4 novembre del 1994 nasceva l'ANFAS, l'Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo. Da allora, in 30 anni di attività e battaglie, tanti sono stati i diritti acquisiti, ma tanto ancora resta da fare perché si compie appieno il processo dell'inclusione. Nell'ambito delle celebrazioni del trentennale dell'ANFAS, nella sala consiliare del Comune di Pescara, è stato organizzato un convegno alla presenza, tra gli altri, del Presidente Nazionale dell'associazione Roberto Speziale per discutere di traguardi raggiunti e prospettive future. Maria Pia Di Sabatino, presidente dell'ANFAS di Pescara, come è cambiata questa associazione in 30 anni? Da essere una piccola associazione, cioè un insieme di persone con tanta volontà di lottare per far sì che si potessero dare i diritti ai propri figli, siamo arrivati ad essere un'associazione molto attiva sul territorio, lavorando in rete con le altre associazioni, perché insieme si è più forte, e cercando di far rispettare e approvare i diritti, perché i diritti già ci sono, però non vengono applicati. Quindi noi siamo lì pronte per far sì che i diritti siano accessibili a tutti e che i nostri ragazzi possano usufruire di una vita piena e dignitosa come tutte le persone. Si è parlato durante questo convegno alla presenza anche del Presidente Nazionale di Inclusione. Ecco, com'è cambiato anche il concetto di disabilità negli anni? Sì, la disabilità non è una malattia, quindi è una condizione di vita che con un suo progetto che lo prevede la legge, finalmente anche la ministra Locatelli ha ribadito e ha fatto approvare al Ministero che bisogna che tutte le regioni fanno i progetti di vita, è lì perché esiste la legge, quindi la devono applicare. Stanno facendo una sperimentazione in 8 regioni d'Italia, dove ci sono i progetti fatti per i sostegni delle persone con disabilità. Quindi un progetto di vita è tarato sulla persona, quindi è tarato per tutte le necessità di cui la persona ha, per rendere una persona inclusiva, dove possa partecipare appieno nella società. Per ad esempio le barriere, è proprio la società che diventa, che dà gli ostacoli, che fa le barriere architettoniche, perché magari una scala non ti permette di salire, o andare a vedere una partita di calcio non è accessibile a tutti, quindi quello non è una vita inclusiva. Si sta parlando anche di una carta, di una convenzione particolare che aiuta proprio ad applicare questo concetto di inclusione. La prima volta in Italia che si è fatta il G7. Quindi si sono riunite, hanno fatto questa carta di Solfagnano, dove fanno valere tutte le personalità europee, i ministri del mondo, dell'Europa, hanno scritto un documento e noi l'abbiamo tradotto in linguaggio facile da leggere, dove ci sono tutti i diritti e i sostegni di cui si deve dare alle persone con disabilità.